ospiti che abbiamo oggi ne sono veramente tantissimi e con il problema tecnico che abbiamo avuto rischieremo veramente forse di andare un po' troppo lunghi. Però assolutamente abbiamo già parlato di Welcome Bikers, quindi i nostri pilastri sono assolutamente il programma di Welcome Bikers e tutta l'attività che avverrà in quell'area. Un altro pilastro di cui ancora non abbiamo accennato è il progetto su Ways to Work, che guarda proprio al commuting urbano, quindi alla mobilità urbana, in primis su due ruote chiaramente, ma non solo, che è cresciuto in questi anni, che ha trovato l'adesione dell'Agenzia Roma Mobilità, di tre università, che quest'anno prevede e ha dedicato un contest dedicato alle università, che ha coinvolto le università. E quest'anno all'interno di Wheels to Work, proprio perché riteniamo la tecnologia essere un elemento assolutamente centrale per quello che riguarda la mobilità, abbiamo voluto dedicare la giornata di sabato 9 all'innovazione. L'Innovation Day, lo realizzeremo per la prima volta, spazio quindi al mondo dei centri di ricerca, delle start-up dedicate al settore della mobilità, la mobilità to work veramente a 360 gradi, un piccolo tech event, quindi evento dedicato alla tecnologia all'interno di Roma Moto Days. E sempre più quest'anno insomma integriamo in questo progetto anche la partecipazione rilevantissima di ANAS, quindi sempre più spessore rispetto alle tematiche che vogliamo affrontare. Chiaramente noi abbiamo, il nostro è un evento dedicato ai motociclisti che vuole assolutamente tenere sempre i motociclisti al centro. Da qui l'idea della partnership nata con Federmoto di dedicare quella che è l'attività formativa della federazione, che normalmente è dedicata a chi vuole diventare a sua volta istruttore, poterla rivolgere a dei semplici motociclisti, magari del tutto in erba, che non hanno nemmeno mai, non sono nemmeno mai saliti su un mezzo a due ruote. Già l'anno scorso abbiamo avviato questa attività, anche quest'anno, quindi ringrazio Raffaele Prisco che se ne sta occupando, ci stiamo dedicando proprio a far sì che questi tre corsi che svolgeremo durante i quattro giorni di Moto Days saranno completamente pieni e quindi la partecipazione sia effettivamente quasi integrale. Mi dispiace Raffaele, avete un po' più di lavoro da fare, però quest'anno ci dedichiamo ancora come l'anno scorso, faccio un po' le due veci al motociclista più esperto che vuole fare un corso di approccio on-road con i formatori della federazione, a una delle utenze in cui l'industria sta dedicando maggiore attenzione, l'utenza femminile, tutte coloro che non hanno ancora approcciato il mezzo a due ruote, quindi un corso dedicato alle signore, che tra l'altro il 8 marzo solo esclusivamente se verranno in fiera in sella, mi piaceva un po' questa idea, perché altrimenti era troppo facile dedicare un ingresso omaggio al pubblico femminile l'8 marzo. Noi ci piace, noi lo volevamo dedicare alle motocicliste o alle scooteriste, chiaramente, tutte coloro che sono già sulle due ruote avranno anche la possibilità di partecipare a questo corso. E da ultimo quest'anno effettivamente vorremmo poter far provare, potremmo far vedere i primi approcci di off-road per chi non ha mai avuto modo di provare le ruote tassellate, insomma. Quindi insomma, credo che questo sia un contenuto importante che rivolgiamo alla nostra utenza, e motociclisti al centro, proprio perché noi li invitiamo, li stiamo fortemente invitando a iscriversi al trofeo Marsi Endura Scramble, che inizierà da noi e che è un trofeo che la federazione, presidente, dedica fortemente all'utenza. Immaginate che partecipare a un trofeo senza magari essere un tesserato, senza essere licenziato, vuol dire che c'è un'apertura da parte della federazione proprio nei confronti di tutta quell'utenza che magari è appassionata di moto, però non ha mai avuto l'occasione o la preparazione per poter effettivamente partecipare ad una gara. Con il trofeo Maxi Enduro Scrambler lo può fare. Voglio ringraziare il promotore Roberto Bianchini di FX Action, che è con noi da tanti anni, che segue anche tutta la parte di esibizioni e di attività sull'esterno. Motociclista al centro perché questo è proprio
l'apertura che vogliamo dare. Abbiamo parlato di bike. L'e-bike rappresenta una costola del nostro settore, soprattutto per chi lo vive in ambito metropolitano. Almeno noi gli vogliamo dare questa lettura. L'e-bike, abbiamo visto un decremento del 10% in 6 anni del mercato dei cinquantini. Probabilmente l'e-bike può essere una lettura molto interessante dal punto di vista del mercato, per quello che era un mercato, un prodotto, un cosiddetto entry level. Noi quest'anno, oltre alla nostra riding experience che da tanti anni ci caratterizza e che ora vede sempre partecipi dalle 8 ai 10 brand motociclistici, oltre 150 mezzi in prova anche quest'anno avremo la riding experience che guarda chiaramente, ammicca chiaramente al mondo delle e-bike. Ne vorremmo fare sempre all'interno di Two Wheels to Work una costante, un punto di forza, proprio nella logica di andare incontro alle esigenze del commuting urbano. Quindi ci sarà anche la possibilità di approcciare questo tipo di prodotti che ci sembrava doveroso fare, insomma, come cosa. Da ultimo, spero di non dimenticare qualcosa, ma sicuramente dimenticherò qualcosa, lascerò a Fiammetta poi annunciare che saranno i nostri testimonial dell'edizione di quest'anno. Da ultimo le special, chiaramente, le special che in un certo qual senso poi ci legano al trofeo Marziature Scrambler, una linea di prodotto oramai che sta trovando riscontro negli ultimi anni sul mercato, quindi è giusto e corretto dare attenzione. Effettivamente stiamo riscontrando una crescita oggettiva anche dal punto di vista della partecipazione delle aziende in questo segmento. Noi è già da qualche anno che abbiamo deciso di focalizzare sul design il nostro award dedicato alle special. Quest'anno faremo anche molto altro perché avremo diversi contest, però oramai è da 3 anni che abbiamo messo in piedi una giuria formata da designer di un certo prestigio, che è un ingegnere Nuccitelli qui in platea, e quindi anche quest'anno dedicheremo un award al design per quello che riguarda il settore special. E quest'anno abbiniamo anche 2 padiglioni dedicati al settore Classic Racing, che torna in fiera dopo qualche anno. Sarà possibile accedere ai 2 padiglioni, quindi la proposta complessiva sarà da 6 padiglioni, 70.000 metri quadri all'interno, 25.000 metri quadri all'esterno, tra aree esibitive, test e aree corsi. E quindi, diciamo, anche gli appassionati del mondo classic e del mondo racing, con una presenza nutrita anche per quello che riguarda il settore auto, potranno trovare un tenuto a loro dedicato. Quindi vi aspettiamo, lascio a Fiammetta annunciare quelli che saranno i nostri ospiti principali e magari, non so, sicuramente ho bisogno di una perfetta, perché ho bisogno di